Io lo so che cosa state pensando, qual è quella serie che dalla prima alla seconda puntata fa passare 2 anni? Avete ragione, la domanda è molto lecita, ma noi per voi abbiamo una risposta altrettanto lecita. E allora bentornati alla console, questa serie che era partita con la prima puntata, il mio primo video tutorial dove vi insegnavo a fare un mashup dal vivo con due lettori. Parallelamente vi avevo chiesto che cosa avreste voluto vedere e sentire nella seconda puntata. Tanti di voi volevano capire un po' le nozioni di base, proprio come iniziare davvero a diventare un DJ. Allora a questo punto, quale miglior modo se non farlo nella seconda puntata, che a questo punto poteva essere la puntata numero 1 o la numero 0. Bentornati in Rudy J presenza alla console, oggi vi insegniamo come cominciare. Arriva Rudy J alla console. Nella prima puntata di Alla Console avevamo usato una console di ultima generazione. Qui in questo caso abbiamo due CDJ Pioneer 2000 Nexus 2 e un mixer Pioneer DJM 900 Nexus 2. Come avevate visto nella prima puntata, questi sono lettori che servono per fare determinate cose che diciamo sono ad un livello quasi avanzato, mentre oggi noi spieghiamo le basi. Allora dimenticatevi questa bellissima console di ultima generazione e ci spostiamo su quella che useremo oggi, che invece è una console estremamente basica. Sono due CDJ Pioneer 350 e un mixer a due canali di Pioneer DJM 250 MK2. Non siamo impazziti, non è che vogliamo darvi una console di questo tipo perché ci stiamo annoiando, anzi semplicemente perché il nostro approccio, il messaggio che deve arrivare a tutti è che se riesci a lavorare qui sopra, poi ce la fai a lavorare qui sopra. Se invece impari soltanto a lavorare su questa console, forse quando poi ti trovi davanti a una console così, potresti fare un po' fatica. Allora ragazzi, dato che questa serie di tutorial si chiama La Console, bisogna partire dal cuore pulsante di tutto, che è appunto la console. Oggi vi spieghiamo ogni singolo elemento che compone e che crea una console. Let's go! I CDJ, detti anche lettori, sono riproduttori di brani, uno per lato. È indispensabile averne almeno due per fare un mixaggio con cambi semplici. Nei CDJ sono presenti diverse funzioni che adesso vi spieghiamo. La jog wheel è forse la parte più evidente di tutto il lettore del CDJ. Questo comando, che ha una forma circolare, permette di muovere avanti e indietro il brano molto lentamente, con una precisione estrema. Search ha la stessa funzione della jog wheel, serve per cercare il punto esatto del brano. Track search permette di passare da una traccia all'altra. Ovviamente per traccia si intende ciò che è contenuto all'interno del CDJ. I CDJ hanno diverse sorgenti, oggi quella più di uso comune è la chiavetta USB, che appunto viene inserita in questo caso in alto a sinistra e caricata direttamente sul lettore. Una volta, e quando dico così mi sento molto vecchio, ma succedeva così, la sorgente era solitamente un compact disc, un CD che veniva inserito in queste fessure. Come vedete, sto cambiando il numero delle tracce che sono presenti nella playlist che mi sono creato con la mia chiavetta penna USB. Poi c'è il pitch control, è una delle funzioni fondamentali che comunque distingue un CDJ da un qualsiasi altro tipo di lettore e permette di velocizzare o rallentare un brano. L'unità di misura dei brani sono i BPM, che solitamente vengono scritti qui all'interno del lettore, che sono i battiti per minuto. Il tasto Q permette di avviare fino al suo rilascio la riproduzione della traccia e, se necessario, di andare ad intervenire sull'esatto punto d'inizio della traccia che magari avevamo selezionato prima tramite la jog wheel o i pulsanti search, ed è un processo fondamentale per una buona messa a tempo. Vi mostro come si fa. Premo Q. Tasto play consente di far partire la riproduzione di un brano, però se volete stoppare il brano dovete premere il tasto Q e non il tasto play, altrimenti si crea una sorta di loop all'interno della traccia. Vi faccio sentire.
Anche in lettori basilari come i CDJ 350 c'è una funzione che una volta, anche qua mi sento molto vecchio quando lo dico, non era di uso comune, oggi invece è la portata di tutti, che è praticamente la funzione loop. Permette di impostare delle parti di una lunghezza variabile che si ripetono di continuo, anche all'infinito volendo. È una funzione che oggi non affronteremo, comunque vi faccio un rapido esempio. Ora ci spostiamo sul mixer, la parte centrale dove finiscono i segnali audio dei lettori. Il mixer invia il suono finale processato nel master, c'è scritto qua, ovvero è il canale di uscita che si collegherà alle casse. Il mixer è composto da una parte dove ci sono i parametri che lavorano su tutto o soltanto sul master e da parti specifiche tutte uguali tra loro, una per ogni lettore. Queste ultime si chiamano canali, qui abbiamo il canale 1 e questo è il canale 2. Ogni canale fa riferimento ad un lettore e ha vari parametri che lavorano soltanto sulla canzone di quel lettore. In ogni canale troviamo infatti il gain, qui rinominato trim, e il fader, che invece è questa leva, diciamo, molto più ampia. Il gain regola il volume del brano nel senso stretto del termine ed è un parametro stabile durante il mix. Bisogna impostarlo una volta e mantenerlo così per tutta la durata del brano, salvo casi eccezionali. Ed è molto importante ricordare di non andare mai in clipping, ovvero in distorsione, che succede quando si aumenta troppo il gain dei brani. Il fader invece è questa leva, quella sottostante, anch'essa regola il volume ma in modo diverso, prende il suono gestito dal gain e lo processa. Se la leva è completamente tirata su al massimo si sentirà il suono semplicemente come dovrebbe essere con le modifiche che avete apportato sul trim o gain. Abbassando completamente la leva non si sentirà nulla. In ogni mix per DJ c'è la regolazione dei bassi, dei medi e degli alti. Sono tre parametri quasi identici di vista e come metodo di lavoro al gain. Portando verso sinistra si abbassa il volume delle frequenze del parametro, ovvero si effettua un cosiddetto cut, taglio, fino ad eliminarle completamente, mentre portando verso destra si effettua un boost, quindi un ampliamento delle frequenze, si aumenta il volume di esse più del normale. Le frequenze quindi si dividono in tre fasce principali, bassi, medi e alti. I bassi sono le basse frequenze, ovvero i suoni come bassi, sub bass, kick, che sono le casse, le note basse dei sintetizzatori dei pianoforti, eccetera eccetera. Togliendo le frequenze basse da un brano, la cosa più evidente che sentiremo è la mancanza quasi totale della cassa. I medi invece sono le frequenze medie, le middle frequencies, ovvero il 70% dei suoni della canzone, tutti i sintetizzatori, le voci, eccetera eccetera. Gli alti invece sono le frequenze alte, ovvero tutti i suoni acuti e stridoli, come i groove ad esempio. È importante ricordare che togliendo una fascia di frequenza al brano non si eliminano degli strumenti, poiché quasi ogni strumento lavora su più frequenze. Ora spieghiamo come fare un mix e che cos'è un mix. Il mix è un processo che consiste nel miscelare o appunto mixare due o più brani assieme tra loro. E l'extended mix nello specifico, quindi versioni che sono molto comuni per l'uso dance dei DJ ma che magari su Spotify non sono così diffuse o comunque non siete abituati ad ascoltarle anche soltanto alla radio. Una sovrapposizione classica avviene quindi con l'audio alla parte finale di un extended mix sovrapposta all'intro la parte iniziale dell'extended mix del brano che dovrà arrivare. Quindi la sovrapposizione che faremo oggi è fra l'outro del disco che sta andando, sopra questa noi mettiamo l'intro del disco che sta entrando. Ok ragazzi, è il momento di iniziare a fare un mix dal vivo. Oggi lavoreremo con due brani dello stesso BPM, lo potete vedere da qua e qua, girano entrambi a 127.9, quindi 128 BPM. Vi consigliamo di incominciare a fare pratica su questo tipo di BPM, dato che ancora oggi viene considerato una velocità abbastanza standard nella musica da ballo. Oggi lavoreremo su due bootleg, entrambi realizzati da Rudy J da Brotz, uno con Cara Italia di Gali e l'altro con Tones and I, Dance Monkey e Boneless di Steve Aoki, Chris Lake, Tujamo. I brani sono stati importati in ognuno dei lettori. A sinistra abbiamo il bootleg di Cara Italia, a destra abbiamo quello di Boneless con Dance Monkey. Facciamo partire il brano premendo il tasto play e incominciamo ad alzare il fader.
Adesso entra un elemento fondamentale del mixaggio della console in generale, ovvero le cuffie. Le cuffie servono principalmente come preascolto, sono quelle che ci permettono di ascoltare quello che in realtà la gente non sta sentendo all'interno del mix. Sì, perché per fare una sovrapposizione tra due tracce si dovrà far andare una traccia sul canale che sta uscendo, quindi in questo caso quello che la gente sta ballando è quello che si sentirà sul canale alzato, mentre sul fader completamente spento noi andremo ad ascoltare il disco che dobbiamo mixare che deve entrare dopo. Le cuffie quindi servono principalmente per ascoltare il brano, fare una messa a tempo laddove necessario, provare, riprovare, ascoltare di nuovo, regolare il gain e tutte quelle funzioni che ci permettono poi di creare una sovrapposizione ad hoc. Dalla via che io sento che in cuffia il brano è a tempo con il disco che la gente sta ballando, quindi in questo caso la canzone nel lettore numero 2 è a tempo con la canzone nel lettore numero 1, incomincio ad alzare il fader numero 2 così che vado a creare una sovrapposizione. Ovviamente in questo caso io non ho modo di farvi ascoltare in maniera diciamo diretta e costante quello che sento in cuffia mentre il pubblico sta ballando tutt'altro, quindi cercherò di emulare quella che è la mia esperienza in cuffia tenendo entrambi i fader su, cosa che ovviamente non dovrebbe capitare in questo caso perché un fader dovrebbe stare giù e il fader che sta giù è quello corrispondente al canale che io sto ascoltando all'interno della cuffia, ma almeno così vi fate un'idea esattamente di come dovrebbe avvenire la sovrapposizione barra messa a tempo. Questa è un'emulazione di quello che dovrebbe succedere quando è in preascolto la canzone che deve arrivare successivamente a quella che sta già andando, però qui avete visto, ho premuto il tasto play fuori tempo rispetto al disco che stava andando, ma non per questo ho dovuto interrompere la riproduzione del brano premendo il tasto Q, ho continuato a farla andare azionando la jog wheel e dandogli dei punti di pressione fino a quando non sentivo che i dischi erano perfettamente a tempo fra loro. Here we go! Questa era la dimostrazione di un mix classico, prima l'abbiamo spiegato in maniera molto tecnica, poi chiaramente la pratica è sempre molto importante, quindi vi abbiamo fatto proprio vedere come avveniva tutta la sovrapposizione, tutto quello che avevamo spiegato a parole, ma non voglio essere l'unico nel mostrarvi come cominciare. Ci sono invece diversi amici che sono qua con me oggi che vogliono provare anche loro attraverso questo setup e vedere quanto è facile o meno cominciare ad essere un DJ. Oggi qui con me ci sono i Morta, i Pirla Svu, i La Presa Twins e Er Gennaro. Allora, si comincia con il primo allievo di oggi, Er Gennaro, quindi io ti devo chiamare Alessandro, come ti devo chiamare? Alessandro. Alessandro, Alessandro in arte Er Gennaro. Lascio le cuffie al mio collega. Grazie mille. Collega Alessandro, collega Er Gennaro, sto qui con te. Okay. Vedo un po' di sentire che cosa ha preparato per noi oggi Alessandro in arte Er Gennaro, quindi prego maestro. Tempo devi tirare sulla il fader numero 2. Ma ora sì. Vai. Quasi. Vai. Quasi. Quasi. Per essere la primissima volta c'è del potenziale, quindi non solo TikTok, a questo punto magari succede anche qualcos'altro. È facile così con
Ecco, con Alessandro abbiamo fatto una serie di tentativi. Prima gli abbiamo fatto fare il preascolto di entrambe le tracce in cuffia per sentire se erano a tempo tra di loro. Lui che cosa ha fatto? Ha ascoltato la traccia che stava suonando, che stava andando, quella che doveva uscire, e intanto in cuffia ne sentiva solo una, quella che doveva entrare. E così si è reso molto più conto se quella era a tempo o meno rispetto alla traccia che doveva uscire. Quindi questo è il metodo più standard, e grazie a Ergennaro, Polso Lonese, Alessandro, abbiamo scoperto che così forse è meglio. Quindi grazie Alessandro, perché ci hai fatto capire un qualcosa in più. Vi sarete accorti, se seguite il mondo dei DJ, che negli ultimi anni è esplosa anche un po', quasi una moda, però una cosa che si usa tanto, di non avere più un solo DJ in console, ma due DJ, anzi alla console. È il caso, non solo in questo caso, di due DJ in console, ma addirittura due gemelli in console. I La Presa Twins sono qui con noi in questo avvincente back to back. I dischi ovviamente sono sempre gli stessi, la sovrapposizione è sempre la stessa. Ovviamente da DJ a DJ, in questo caso un unico DJ che è un duo, cambia lo stile, il modo di fare la sovrapposizione. A questo punto devo lasciare la cuffia a quello che si sente più determinato a fare il preascolto, diciamo, e invece quello che sta senza cuffia magari può lavorare sul discorso di togliere le frequenze basse, o magari semplicemente prendere un microfono e dire sulle mani. Ma non abbiamo il microfono e non potete dire sulle mani. Nome d'arte a questo punto: La Presa Twins DJ? La Presa Twins, la Carl Cox DJ. Ecco, avete capito, la toccano piano, vai. Ma devi mettere il Io non lo faccio il mai. Litigate in diretta, questa fa audience. Benissimo, ma benissimo. Ti sembra normale? Io ascolto, lui mette il dito perché lui sa che ascolto. Ma se lo metto. Però ma non guardare soltanto la durata, devi anche sentire, capito, la battuta. Allora, vabbè, sono fratelli, anche io litigo sempre con mio fratello. Va bene. Tieni sulla luce e basta, cioè. Stanno ridendo, io non posso dire nulla. Ok. Ma cosa fai? Lo sento. Ti permetti questo? Ma in realtà è già partito il problema, che l'ha fatto partire troppo. No, male. Ma l'avevo recuperato. Aspetta, senti. Che meraviglia. Alla fine, tra i commenti scrivete chi secondo voi è stato il più bravo. Insomma, dei nostri e il più divertente e quel più simpatico. Tra il premio simpatia. Parlavamo di duo di DJ, in realtà ci sono anche dei trio di DJ, tipo la Swedish House Mafia. Ho fatto un paragone esagerato ovviamente, però oggi, perché loro di solito sono in tre, invece oggi ne abbiamo soltanto due. Abbiamo con noi Gnabry e Razzi, basta. Allora, Gnabry e Razzi, Pirla Svu, orfani di Pierre. A questo punto farò io le veci di Pierre, però non ho la maglietta con su scritto Pirla Svu. Ragazzi, chi tiene la cuffia? Chi è il DJ? Siete pronti? Sì. Are you ready? Yeah, vai Pirla Svu. Posso dire, devi fare una prova anche tu. Vai. Perché magari lui zitto ci sorprende con effetti speciali. Anche lui ha premuto molto deciso. Quasi. Vai. Questo sicuramente dava un'idea, per quanto riguarda uno che si muove le prime armi, di quello che può essere un risultato da cui si può partire. I dischi non erano perfettamente a tempo, però lui ha avuto la capacità anche a livello di metrica di capire quando doveva togliere il disco che stava andando e quando doveva lasciare quello che stava entrando. Allora ragazzi, come avevamo fatto prima un po' tutto l'elenco degli amici che oggi sono qui, abbiamo una femmina che secondo me, per quella che è la mia percezione da DJ, potrebbe veramente arrivare qua e dare un giro a tutti. Voglio un grandissimo applauso per Ivolta! Ciao! Anto, okay. Io non ti devo spiegare nulla, perché comunque hai avuto anche qualche esperienza a livello di DJing, sì, quindi sai. Di che cosa parliamo, assolutissimamente. La console è tutta tua, facci sognare. Dato che qui c'è della preparazione di base, adesso la mettiamo in difficoltà. Cattivo!
Adesso la tengo qui in console con me, rifaccio il passaggio come l'avete invece visto voi prima con la telecamera tutta sulla console, dove non solo c'è un lavoro di entra uno ed esce l'altro, ma c'è anche un lavoro di equalizzazione a cose. Vediamo se lo riesce a fare più o meno uguale. Questa è la dimostrazione che vedi, cioè qua, quanti siamo? 5 maschi non sono riusciti a Questo è proprio un esempio classico di un passaggio essenziale, diciamo, ma soprattutto per come cominciare, che è un po' il sottotitolo di tutta questa puntata che c'è stata, la seconda di Alla Console. Il modo migliore per imparare è proprio quello di mettersi, riguardare quello che io ho fatto, vedere anche quello che hanno fatto i ragazzi e imparare, perché no, anche dai loro errori, e fare tanta pratica sulla propria console e sulle proprie strumentazioni. Oggi inoltre vi abbiamo anche insegnato che non serve una console di ultimissima generazione per imparare le basi, ed anzi è sempre consigliato che se state davvero cominciando, una domanda che mi fate in maniera abbastanza ricorrente sui miei social, che cosa mi consigli per iniziare? Io consiglio sempre una console di questo tipo, una soluzione molto più semplice. Alla Console, secondo episodio finisce qua, venite tutti ragazzi, che almeno vi ringraziamo tutti insieme. Mi raccomando, voi che scrivete nei commenti, diteci chi secondo voi al di fuori, perché ovviamente era abbastanza palese, di Immorta, chi è stato all'altezza, chi meno, chi ha un potenziale, oppure come si dice a scuola, il ragazzo no, è bravo ma non si impegna. E soprattutto fateci sapere che cosa vorreste vedere nella puntata numero 3, dato che oggi, cioè da qui in poi, grazie al supporto tecnico di Pioneer DJ Italia, vabbè, te dovevi, dai, vieni. Stavo facendo un concerto. Esatto, no, lui si stava già chiudendo le date da DJ, capito? Perché dopo che l'hanno visto qua, stavo firmando un contratto. Alla Console diventerà una serie con cadenza regolare, fateci sapere cosa vi piacerebbe vedere nella puntata numero 3. Oggi vi abbiamo insegnato le basi, quindi come cominciare, la prossima lo deciderete voi. Ciao a tutti da Rudy J, Immorta, La Presa Twins, Pirla Svu, Er Gennaro, è stato un piacere, siamo tornati dopo 2 anni alla Console. Ciao a tutti! Ciao. Arriva Rudy J alla console.